Siccome che la legna è umida perché è piovuto anche stanotte e pioverà ancora, mi sono dovuto aiutare con della diavolina, però era una spesa minima che va ogni 2-3 mesi di 2 euro, niente di che in confronto a quello che si fa da mangiare poi ore e ore con la legna. Quindi appunto ho preso un peperone, l'ho tagliato, l'ho messo in acqua e olio e lo lascio andare finché non ammorbidisce, dopo scolo via tutto, metto solo l'olio e il ragù, basta, niente di che, non faccio chissà che. Però è bello cucinare senza spendere troppi di soldi. Ecco, sarebbe meglio, anzi lo faccio, evitare di lasciare la pentola su mentre va la diavolina, perché è una roba chimica. E raccolgo un altro po' di legna, che qua è pieno. Sta procedendo a grandi passi. Bisogna tenerlo vivo il fuoco, così man mano che aumenta la fiamma si scalda, che brucia la legna, scalda anche quella dietro e entra dopo che non è più umida. Adesso lascio andare 20 minuti così. A me non è che interessa mangiare pentastellato, a me interessa che il mangiare abbia sapore e che ce ne sia, soprattutto nel piatto. Ho fatto solo un peperone, non voglio fare molto perché non ho molta fame, dopo ci metto un po' di sugo della Star e basta, quello che faccio, non è che basta e avanza così a me. Poi quando ho fame ti prendi del prosciutto o altra roba. Ogni tanto cucinare anche a legna va più che bene, perché, ecco, bravo, la roba ha tutto un altro sapore. Legna che si trova per terra, basta che non sia legna anche di bancale, basta che il bancale non sia trattato con delle colle. Però non ho più voglia di spaccare legna per i bancali, quindi prendo la legna per terra che ce n'è in abbondanza. Anche legna di carruba va bene. La fretta non mi interessa. Il tempo che ci vuole qua ci vuole anche col gas. Altro legno, bisogna sempre mettere su, sennò, essendo umida la legna, se si abbassa la fiamma fa fatica a riprendere dopo. Ci sono delle belle nuvole oggi, un bel cielo azzurro, però sempre minaccia temporali. Questo è un olmo. È molto bello quando ci si può far da mangiare così, a quasi zero spese, per non dire zero, a parte il costo della diavolina, ma
Le esche me le posso fare anch'io con l'olio, i residuati d'olio, ad esempio con l'olio qui lo metti da parte o fai addensare e c'è il modo di lavorarlo su della legna, creare dell'esca per il fuoco senza spendere soldi, però tante volte non è voglia o tempo. Ma cucinare così è bellissimo. Mi viene da ridere che in Europa le stanno provando di tutte per far mangiare alle persone vermi, scarafaggi, formiche, carne sintetica in 3D, che è tutta plastica alla fine. Ma la gente non si rende conto e pensa di mangiare salutare, che siano vitamine. Gli hanno inculcato nel cervello che è roba molto vitaminica, molto proteica. Mangiare insetti, vermi, in nome dell'ambiente, del risparmio e della salvaguardia del pianeta, ma sono tutte persone quelle lì che vanno in giro con dei macchinoni che consumano l'ira del diavolo e poi dopo ti vengono a dire di fare la fame. Quindi se ne vanno a fanculo quelli. Chi può cucinare così cucina, che il sapore è molto meglio. Prima o poi lo vieteranno per chi abita nelle città, vieteranno qualsiasi cosa ormai, diventerà tutto illegale. Il gas sarà illegale, dovrai farti da mangiare tutto con i pannelli fotovoltaici, scaldarti con i pannelli solari e cucinare con l'energia prodotta da essi. Però loro, quelli che danno questi ordini qua, vanno in giro con gli aerei, vanno in giro con i macchinoni. A te vogliono farti fare la fame, ma la gente pensa che è per il tuo bene che lo fanno. Non ci ragionano più. Quindi chi è furbo è furbo. Adesso questo qua vediamo se è abbastanza mollo da metterlo solo in olio. Oro. No. Per non mangiare proprio niente, ho messo dentro anche i fagioli. Sì, sarebbero quelli da condimento freddo questi qua, però vabbè, sti cazzi. Prossima volta li faccio con le lenticchie, adesso si asciuga un po', metto l'olio e dopo il ragù. Voglio andare a fare un giro di Senzano oggi, se tiene il tempo, vediamo. Ma mettiamo l'olio. E metto anche il sugo. A me piace farla così, dopo ognuno fa come cazzo vuole. Cioè, mi piacciono le robe semplici, ma quando le cucini con il legno, i cibi li cucini con il legno, la legna, il fuoco, hanno un sapore primordiale, proprio altro che il gas o la resistenza elettrica, come vogliono imporre. Questi qui sarebbero fagioli da mangiare freddi con olio aceto, ma li avevo lì, chi se ne frega.
lascio andare 5-6 minuti e via, vado a mangiare. Sembra poca roba, ma il caldo c'è. E come se c'è. Bisogna continuare a buttare su. Non bisogna far morire mai la fiamma, perché questo qui fa molta cenere, non fa carbone, quindi è un attimo che si spegne se fa cenere, se non alimenti la fiamma. Però in 3 anni che lo uso ho risparmiato un botto di gas e mangiato tanta roba buona perché ha un altro sapore. Il cibo. Questo qui è il pendolino che porto in giro da usare col gas anche al mare, in montagna, quando vado in giro, insomma. Dentro ci metti la pasta, quello che andrai a cucinare, così non è uno spazio vuoto dentro. Non mi faccio tanti problemi a usarlo sul fuoco, cioè, ma chi se ne... lo lavi subito se proprio, ma chi se ne frega, voglio dire, l'importante è che è pulito dentro. Ci sono certi posti dove da operaio si può mangiare, che fanno il pranzo per l'operaio, insomma, 15 euro, 12, 13. E lì in tanti posti si mangia veramente bene. Mi viene in mente cucinando sta roba qua, no? Che poi, cioè, ognuno deve fare come vuole. Voglio dire, non è che ci deve essere per forza un manuale per dire il peperone lo devi cucinare con o non con. Cioè, ognuno fa in base alla propria fantasia, alle proprie esigenze, come può, non può. Non voglio scoglionarmi, ho buttato dentro 2 robe e via, basta. È comunque buono perché c'è il sugo dentro di carne, l'olio che dà quel tocco di bruciacchiato, di sapore bruciacchiato, no? Ecco, dopo aspetto che faccio fuori sta legna qua, ancora 2-3 minuti, poi dopo tiro sul fuoco via, tiro via dal fuoco e lo lascio asciugare 10 minuti a fiamma spenta che si assorbe tutto e dopo mangio. E sti cazzi. In settimana sono riuscito anche a pulire qua col trattorino, ho tirato via tutta la legna qua. Qui è un po' impossibile, qui è veramente abbastanza impossibile e quindi non mi interessa neanche, ma qua ho liberato tutto qua che c'è tutta la legna piccola così, poi col restello al limite tolgo qua e ho pulito anche sta macchia qua che ci giravo sempre intorno e alla fine mi sono deciso, ho pulito anche qua. Che bei nuvoloni, guarda, belli belli, naturali. Ecco fatto. Ha un sapore che, guarda, cotto a legna, che la fa da padrone è il ragù della Star. Non per fare pubblicità, ma quel sapore lì è quello che ti dà... il più, vedi? È buonissimo, guarda, veramente, anche i fagioli. Buono, buono, sono contento, come sempre è venuto bene. Ciao.